Bella ragazzi, qua torna il nuovo video. Oggi ragazzi siamo alla partita Roma-Napoli. Partita, prima partita di Serie A di oggi. Comunque partita importante per andare al quarto posto. Dopo il pareggio di Napoli-Atalanta, il Napoli sta un po' a terra per questo campionato. Dobbiamo recuperare questi punti, che sono partite importanti che non si devono perdere assolutamente. Andiamo a vedere le informazioni su Sofascore, che ve la lascio primo link in descrizione, la migliore app di calcio per partite, informazioni prima delle partite. Andiamo a vedere le informazioni di Roma-Napoli. Per il Napoli gioca Meret, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui, Caglion, Zielinski, Fabian Ruiz, Insigne, Mertens e Milik. Arnold è fortunato per un po' di tempo, anche Malquit torna tra 6 mesi. Perciò ragazzi, speriamo che il Napoli vince questa partita e dobbiamo vincere a tutti i costi. Se perdiamo questa partita, veramente quest'anno siamo messi male. Perciò ragazzi, invece al primo tempo di Roma-Napoli, dai. Ragazzi, comunque è il primo tempo della partita Roma-Napoli, dai. Non si fa, raga, dai. Mamma mia. Bellissimo per quella che è stata la conclusione di Zaniolo, che sembrava aver perso. Che gol però che ha fatto, Ha fatto gol a Roma, raga. Bello veramente. Il Napoli sta giocando male, veramente. Ragazzi, andiamo a vedere se una svolta in questa fine, è possibile giocare così. Ha tirato fuori l'osservazione, sì, adesso vedremo. Questo è il pressing out della Roma al nostro schermo. Arriva Rocchi, calcio di rigore! Quella Rocchi, vero? Calcio di rigore! Calcio di rigore! Calcio di rigore! Allora, devo dire la verità, io a velocità, perché comunque il tiro era... Ragazzi, comunque, si deve mettere una voce. Veniamo Kolarov nel fantacalcio, si sbaglia il rigore, ma non so se devo esultare a me, però da una parte meglio che esulto, perché si fa Napoli, però... Tengo il disegno da una parte, però... Che ha levato veramente, non sta per mettere un po' tutto oggi. Anche se sbaglia il rigore, però... Vai, vai, come fa un pareggio. Passala! Go! No, non si sta vedendo, che è partito, dai, non si capisce oggi. Sembrava dentro, Sembrava dentro, veramente. Mamma mia, aiuto Napoli comunque deve segnare. Stiamo facendo di tutto per segnare, però... A Fabian che si è visto poco, e ora combinazione... Buona! Ma come diavolo! Ragazzi, comunque invece il primo tempo di Roma-Napoli, il primo tempo veramente siamo mangiati parecchi gol come l'Atalanta. Non sfruttiamo le azioni per fare gol, raga, e almeno un gol lo dovevamo fare in questo primo tempo, almeno il pareggio ci doveva stare, anche se la Roma sbaglia il rigore. Però ragazzi, noi siamo al secondo tempo, il Napoli si è ripreso un po' dopo i primi quarto d'ora di gioco, quando ha fatto il rigore Meret. Niente ragazzi, noi siamo al secondo tempo, speriamo che il Napoli segni, là, perché dobbiamo andare in vantaggio in questa partita, perché non possiamo perdere contro una Roma che per andare a un quarto posto, che quest'anno sta giocando malissimo. Ragazzi, comunque il secondo tempo di Roma-Napoli, speriamo di... che sono scesi una testa diversa nel primo tempo, perché veramente dobbiamo fare gol adesso e dobbiamo vincere sta partita, dai. Era rigorista la Fiorentina. Vabbè, sbagliavo, no? Beh, sbagliato nel primo tempo con la Roma. Bertù contro Meret. Vediamo se Meret si ripete. Decimo della ripresa. Altro calcio di rigore per la Roma. Fischianocchi, ricorsa breve per il francese. Il destro di Bertù. Aveva intuito ancora il portiere del Napoli, evidentemente.
e Retù è stato bravo perché ha alzato la traiettoria della conclusione, impedendo al portiere del Napoli di fare un altro miracolo. Però questo gol all'inizio del secondo tempo, la sua sinistra, la zona tiro, prova, palla non distante dalla porta di Paul Lopez, e per Lozano incontrare in area di rigore, Lozano velocissimo in area, pallone in mezzo per Billy, finalmente cavolo, che cavolo, ragazzi. Segna ancora Billy, 5 gol in 4 partite, bravo Billy, vai. Lozano, grande assist, finalmente, mamma mia. Questo cross che Cetini era in mezzo, ma ha avuto paura di fare autogol, è entrato in maniera timida, l'invio è finito sui piedi del polacco, che era posizionato bene. Grande Lozano però, eh. Parte Milik, allora toccato la barriera, Cacciolato fa ancora giocare Rocchi, che si sta guardando il cronometro, che gol! Batte 2-1 il Napoli, è successo di tutto, dai pali, le traverse, i rigori spaventi dei portieri, alla fine vince la Roma. Ragazzi, comunque finisce la qua la partita del Napoli, brutta partita veramente, e potevamo meritare anche un pareggio in questa partita sicuramente. Queste partite si devono vincere, però abbiamo perso anche contro la Roma, quest'anno è il campionato più difficile dell'anno scorso, stiamo giocando ancora peggio dell'anno scorso. Niente ragazzi, noi c'è una pressione di iscrivervi al canale, noi c'è una pressione di bella ragazzi, dai!